Siamo all'Orange Camp, buonasera. Buonasera. Siamo con Federico, a voi appunto, con Federico Ciglierini. Sì. Sei da 5 anni appunto allenatore dall'Emilia. Sì. E come mai questo amore per la Sicilia? Beh, dall'Emilia in giù. 5 anni fa sono arrivato per caso, avevano bisogno di un allenatore, il mio procuratore ai tempi mi ha detto vai giù a provare, a vedere com'è. Ero titubante, non volevo più andare via, non volevo. Esatto. E infatti tutti gli anni vengo, quest'anno faccio addirittura tutte e due le settimane. È sempre una bellissima esperienza, dei ragazzi splendidi, sempre nuovi, sempre con voglia di lavorare. Quindi molto molto positivo, anche tra i vari camp che ho fatto. Che entusiasmo hai visto dopo il Covid? Cioè, nel senso, c'è un rinnovo di entusiasmo, c'è qualcosa in meno, qualcosa in più? Non so. Si è cambiato un po' anche i ragazzi, sono un po' più responsabili. Ah, okay. Se anche in campo, anche fuori dal campo, c'è più responsabilità con il Covid, secondo me. Non ha rallentato nulla, okay. Anzi può migliorare alcuni aspetti dei comportamenti dei ragazzi. E più questione mentale adesso. Esatto, adesso sì, molto la questione mentale. C'è sempre la tecnica, perché tecnica, il basket, il campo, ma i camp servono anche per imparare a stare insieme ai compagni fuori dal campo, e il Covid ha cambiato qualcosa, ha dato più responsabilità, ripeto. Ok, come allenatore c'è differenza nel modo di lavorare tra appunto l'Emilia e la Sicilia? Non so, quello che potevo dire. Sì, devo dire di sì. In 5 anni ho notato che sono modi di lavorare un po' diversi, non tanto per la qualità dei ragazzi, ma su alcuni aspetti di del corpo, di equilibri. Qua è un gioco molto più ruspante rispetto al nord. Okay. Sì, più ruspante. Invece al nord si guarda un po' più sulla tecnica, sul comportamento del corpo. Però in questi anni comunque sto vedendo dei miglioramenti su questo aspetto anche al sud. Mi diceva Riccardo, ci sono anche tanti ragazzi del nord che vengono apposta qua. Sì, sì, ma più che altro per mettersi a confronto. Io invito sempre i ragazzi del nord a venire qua, perché c'è un gioco molto più fisico, come ti dicevo, sì, più esatto. Ruspante. E gli serve. Smaliziarsi. Esatto, bravissimo, sì. Esatto. Perfetto, quindi tornerai anche l'anno prossimo. Anche... Beh, io so assolutamente, finché non mi cacciano io vengo, anche perché per me ormai mi sento sempre a casa quando vengo. Alla grande, grazie mille. Grazie, Federico. A te.